Bentornati in sala, secondo collegamento. Abbiamo qui con noi il team manager del team Runner King, Alistair Panizzo, testé uscito da questo Day 1B. Siamo alla fine dell'ottavo livello, quindi in questo momento si chiudono le possibilità di rientri e sono 124 lenti, perché mi guardi così? Mi metti un po' paura. 124 rientri di questo Day 1B. In testa, se vuoi dirlo tu, abbiamo uno che tu conosci, perché è Laszlo Bezzeni. Bravissimo, uno dei, chiamiamoli, quelli che noi chiamiamo resident del Perla. Uh-huh. Edoardo Vigiano al secondo posto in questo momento, poi Mauro Sosa, che conosciamo tutti, Vincenzo Francati e Massimo Niccolini sono i primi 5 del chip count, che potete vedere naturalmente mentre parte la musica di Cambio Livello. Questa ci mancava. Sì, di solito parte quella marcetta quando intervisto, invece. Mentre tra i player out, oltre a te, abbiamo Roberto Calvetti, Massimo Nernetoli, anche lui è uscito, i tuoi compagni di team, Michele Leghissa e Davide Roda, e anche Giuseppe MF del Nero di Picche. Alistair, tu hai vinto, eccolo là, mi mancava anche Robert, che con la sua vocina leggera non mi va sopra. Esatto. E tu hai vinto il ticket, me l'hai ricordato stamatina, perché io me lo ricordavo proprio. Non te lo ricordavo più. Sicuramente. E, come l'hai vinto? Allora, mercoledì sera sono venuto qua, ho partecipato al satellite live che c'era alle ore 10. Eravamo in 15, quindi c'erano due ticket, è andata bene, insomma abbiamo runnato bene verso la fine, quando siamo rimasti in 3 abbiamo preso. Oggi un po' meno. Oggi sì, un po' tanto meno. Però può andare sempre bene, dice qualcuno. Però, certo, insomma, però chiaramente è anche apprezzabile. Allora, se male quello e questo bene, insomma non sarebbe. Sì, dicevo, pur essendo tu fuori da team manager, sei qui che dai man forte. Ai miei compagni e non se ne va, perché non stava andando via. Nessuno va via. Stavi andando in bagno giù per le scale quando t'ho preso. No. Diciamolo, che giusto? Stavo andando a controllare se qualcuno era rimasto molto bene, chiuso molto in qualche bene. Macchinetta o quant'altro. No, prego. Spontaneamente venuto al microfono. Approfittiamo anche della tua presenza per parlare ovviamente delle altre classifiche, oltre a quella top player che vede Giuseppe Pilloni in testa alla classifica, appunto. Sì. Sono le classifiche dei mini team, quindi la classifica top team e la classifica top club invece riservata ai circoli e alle squadre. Sì. Voi non siete messi granché bene in nessuna delle tre classifiche, mi pare. No, proprio. Ecco, vediamo, non siamo mai messi. Vediamo se lo sai, se sei preparato. Siamo primi. Dove? Nella classifica dei team. Dei club. Bene. Dei club. Nei casi mini team, siamo... il vostro mini team è primo, primo e terzo, se non vado errato. No, secondo. Il primo team è secondo. Sì. Il terzo è quarto e il secondo invece è decimo. Giusto? No. No. Invece ecco. Invece nella classifica top player, quella dei giocatori, Pilloni è primo. Quindi è facile. Sì, sì. Quindi ti va di lusso, perché l'hai letto prima e lo sai. Bene. Non l'ho letto. Non l'hai letto. Lo sapevo. Lo sapevi prima. Bene, bravo, vedi. Preparato. Sapevo di quello e quello del team. Il ecco. Mini team non ero preparatissimo. Vabbè, la prossima volta. E invece questa nuova patch che vediamo. Questa è una nuova sponsorizzazione con 3Bit Game, con Ghisoni, che si è accordato con il nostro presidente. E abbiamo. Ma è Ghisoni che si è accordato con Caserio o il contrario? Caserio che si è accordato con Ghisoni per aver pensato bene. Cioè, siete sicuri di questa cosa? Sì, hanno passato delle notti a parlare, quindi sì, penso che insomma l'accordo mi sembra più che buono. Caserio e Ghisoni che parlano di notte, sembra uno spettacolo indegno secondo me, però che avremmo voluto vedere. Va bene, grazie del tuo tempo, ci vediamo dopo, che tu appunto resti qui. Esatto. E noi faremo ancora un collegamento alla fine di questo Day 1B per fare un po' il resoconto di tutto quanto, forse con te, se ci sarai ancora. Se non ci sarai lo faremo presente, che sarai andato via per motivazioni tue personali e non perché non saresti voluto restare, perché tu segui i giocatori fino alla fine, fino all'ultima mano del tavolo finale. Grazie, esatto. A me più tardi. Grazie. Buona giornata. Ciao.